Siamo presso lo stand della cantina Angoris, cantina storica da quello che posso leggere dal 1648, quindi una storia di almeno sette generazioni. Questa cantina dov'è ubicata? Beh, l'azienda è a 2 chilometri da Cormons, quindi in provincia di Gorizia, è nella zona praticamente delle Vocata in Friuli per il vino. È una realtà molto estesa perché contiene in realtà tutte e tre le DOC del Friuli, quindi noi abbiamo sia la DOC Isonzo che la DOC Colli Orientali che la DOC Collio. E siamo in presenza, non mi sono dimenticato di presentarla. Ah sì, scusi, sono Marta Locatelli. Sono Marta Locatelli, titolare dell'azienda, che assieme alla mia famiglia dal lontano 1648 abbiamo questo grande incarico di portare avanti questo pezzo di storia del Friuli. La varietà dei vini che voi avete è vasta, presumo? È molto vasta, perché in realtà l'area di impianto dei vigneti è molto vasta, abbiamo circa 100 ettari impiantati e con tutte le varietà. Quindi tutte le varietà dei bianchi, dal pino grigio agli internazionali, gli autoctoni, il friulano, la ribolla gialla, e tutte le varietà dei rossi, dall'internazionale, il merlot, cabernet sauvignon, il cabernet franc, il pignolo, lo schioppettino, quindi ce n'è per tutti i gusti, soddisfiamo il consumatore. Questa presenza a Vinitaly da quanti anni? Da sempre. Abbiamo da quando è nata? Sì, quasi in contemporanea. Perché in ogni caso rimane una degli eventi più importanti in assoluto a livello probabilmente nel panorama mondiale per quanto riguarda il vino, ed è fondamentale creare sinergia tra il cliente e l'azienda in un momento come questo, dove si può effettivamente venire ad assaggiare in una sede unica tutti i vini e venire a conoscere un pezzo dell'azienda. Voi siete presenti, presumo, nei migliori mercati del mondo. Siamo presenti in tanti mercati, abbiamo lavorato molto bene, abbiamo distribuito il nostro prodotto in circa 43 paesi al mondo oggi, quindi devo dire che negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante. Il paese che vi dà più soddisfazioni? Beh, in assoluto sono gli Stati Uniti, ma una chicca molto importante è anche la zona dei Paesi Bassi, quindi Belgio, l'Olanda, e adesso si stanno muovendo bene anche i paesi asiatici, ma anche i paesi, gli Emirati Arabi. Se qualcuno volesse, chi ci vede in questo momento e anche chi è a casa lontano dalla nostra regione, ha la possibilità di venire a visitare la vostra cantina, ha degli orari prestabiliti, deve chiamare prima? Assolutamente sì, la cosa più bella è venirci a trovare in cantina, perché quando mi chiedono di raccontare è difficilissimo, perché una realtà importante, vasta come la nostra, è storica, la devi toccare con mano. La nostra azienda è sempre aperta e le prenotazioni ci sono, vengono a vedere la cantina, a degustare i vini, facciamo vedere i vigneti, facciamo toccare con mano proprio la realtà dalla quale poi possiamo realizzare, nascono questi prodotti d'eccellenza, ed è assolutamente un modo per conoscere il vino dalla fonte diretta praticamente. Quindi l'unico consiglio che diamo è di visionare il vostro sito internet per poter così vedere in anteprima quello che andranno poi a constatare di persona, che è? Se posso dico di più, non visionate il sito internet, prendete la macchina, mettete sul navigatore Angoris e venite a trovarci, è veramente un pezzo di Friuli che merita di essere visitato. Grazie. Grazie a lei.